Siamo con Rinaldi Sande, proprietario del frantoio Varano. No, questa... antesi sarebbe un anagramma di Sante, ho aggiunto una I, e antesi in greco significa la nuova fioritura. Dopo quello che mi è successo, quindi eccomi qua. Beh, intanto quest'anno era l'annata di scarico, per cui si sospettava già che doveva essere di meno rispetto all'anno scorso. Ma poi ovviamente quest'estate non ha fatto neanche un po' di acqua, le olive sono arrivate praticamente a ottobre molto piccole, datosi che abbiamo dei precedenti, che poi l'acqua il 15 d'ottobre l'aveva fatta, annate precedenti, e si sono un po' riprese. Quest'anno invece gli ha dato il colpo di grazia, a malapena forse ieri ha fatto un pochino di acqua. Le olive purtroppo non hanno retto il colpo, sono diventate nere e molto piccole. È chiaro che c'è una buona resa di olio, ma tutto sommato rispetto alla resa delle olive che doveva uscire in un ettaro di olive, praticamente non c'è stata. Per cui quest'anno è una campagna molto striminzita. Il tutto poi viene ancora aggravato per colpa del Covid. E il nostro olio purtroppo rappresenta una nicchia di mercato che praticamente sarebbe quelle persone amanti dell'olio buono. Ovviamente non andiamo a intercettare quelle che sono le grosse aziende che commercializzano l'olio nei supermercati e che praticamente lo vendono a pochissimo prezzo, addirittura meno di quello che danno a noi i commercianti. Quindi questa nostra nicchia di mercati, con i ristoranti chiusi, veniamo ancora di più aggravato da questo fatto qua, per cui adesso ci dobbiamo comparare con l'olio che viene dall'estero, che hanno costi minori dei nostri, quelli che sopportiamo noi qua in Italia, e quindi c'è una bella differenza, insomma, impari rispetto ai costi, per cui che Dio ce la mandi buona. Ma anche i consumatori non possono neanche venire, perché non hanno motivo né giustifica per poter venire qua, dovendo essere costretti a fare questa certificazione. Caso contrario noi lo potremmo portare per esigenze di lavoro, però loro qua non possono venire, quindi abbiamo perso anche quel poco di movimento che c'era per quanto riguarda la vendita alla minuta delle persone, dei consumatori piccoli, per cui qualche cosa ci sarà. Ma ripeto, la resa espressa in quintali di olive quest'anno ad ettaro non c'è, anche se c'è la resa dell'olio, ma non si arriverà mai a quei quantitativi di olio ad ettaro dell'anno scorso. Il rimedio secondo me è solo che riusciamo a superare questo momento di crisi tutti quanti egregiamente, cercando di non rimanerci stecchiti, insomma. Speriamo che vada tutto per il verso giusto. Va bene, grazie a tutti.